Vodka, vai. Ragazzi, scusate, ma siamo arrivati anche noi alla fine, le energie iniziano a scarseggiare. La voce tutto, anche. Tutto, la voce. Tutto, è finito tutto. È finito tutto. Però siamo ancora pieni di cartigenica. Beh, ce n'era tantissima. Io aspettavo che tu ne consumassi di più e invece... Però ho fatto i castelli ieri sera, è stato bello. Buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti a questo penultimo Q&A qua da Los Angeles. Penultima perché oggi chiudo lo show floor. Prima, fra l'altro. Un po' prima. Due ore. Un'ora. Chiude alle 6. Ma stanno chiude alle 8, no? No, chiude alle 7. Vedi un po'. Chiude lo show floor, ma noi torniamo qua anche domani perché siamo masochisti. Cioè, potevamo dormire prima della partenza, visto che... Allora, basta perché dormire da deboli. Esatto, è vero. Ale è sempre bello, io ogni tanto la sera, la notte, lo vedo lì che scrive e gli faccio: Ale, però dopo questo pezzo vai a dormire. No. Sì. Ma loro hanno la fortuna, lui ma anche Giuseppe, hanno la fortuna di questi, della tecnica del microsonno. Del microcoma. Io invidio del microcoma. Sì. È impossibile per me. Tipo gli uccellini. Sì, tipo gli uccellini che mentre volano fanno... Però sì, Giuseppe è bello perché si spegne come un droide. No, ma si chiama narcolessia. No, ma comunque... ieri sera è stato bellissimo perché si aspetta qui. A un certo punto io ho toccato il filo del mio PC per fare una roba. Lui si è avviato e fatto... E allora diciamo... È importante, ragazzi, che domani siate qui perché Clippy muore. O così almeno. No, lo dico io lo so. Gliel'hai spoilerata. No, gliel'ho spoilerata. Perché una settimana vede sto maiale, non ce la fa più, ti guarda lì con l'occhio vitreo. Ora è l'incarnazione di tutto quello che è andato male in queste tre, non di quello che è andato bene. Sì. È il portatore di sfiga. Tra l'altro è anche. No, non so, guardate quanto è diventato giallo. Sbaglio. Quello perché ogni giorno giallo. Io non ho dei passaggi. Comunque sì, esatto. È un accumulatore della sfiga. Quindi va. L'accumulatore della spiga, ok, quindi domani ci sarà questo. Potete tentare di fare qualcosa, so che ci sono delle petizioni firmate da decine di persone, una di queste sono io perché inizialmente mi ero schierato a favore del mantenimento di questo porco in nido. Vita del maiale. Ma, siccome sono 7 minuti che stiamo cazzeggiando, direi di passare alle cose serie più o meno e di raccontarvi un po', prima anche di leggiucchiare le domande che ci avete lasciato sulle pagine del sito everyeye.it. Che è il nostro, ricordiamolo. Ah, sì, che è il nostro. Comunque, bislacca come edizione, perché c'erano tantissimi giochi a porte chiuse, pochissimi sullo show floor. Esatto. Posso dire la mia? Da quando hanno aperto le porte al pubblico, il publisher ha paura. Ha paura. Come al solito. Ha preso le cose che aveva e le ha messe tutte molto all'interno. E sì, è una bella mossa, alle volte anche ti facevano giocare. E alle volte anche, vabbè, quello è sempre successo, diciamo, però il punto progressivamente è che sempre di più. Beh, esatto. Il punto chi lavora è uno stress pazzesco, perché un tempo arrivavi lì, vai davanti a, non lo so, Metro, c'era lo sviluppatore ormai afono che però faceva di tutto per dirti tutte le informazioni possibili. Ma non oggi 64 km per passare un appuntamento all'altro. Sì. Ma non solo una scomodità, è anche una perdita di valore, secondo me, perché lo show floor di rilevanza. Lo show floor io ve l'ho fatto vedere, ma insomma non è... Io vi ho portato in giro per la South Hall. South Hall, sì. Oggi farò un altro video e vi porterò in giro per la West Hall. Però la West è un po' over, cioè Sony c'ha le postazioni di Spike, molto bello l'allestimento, ma poi per il pubblico che arriva non c'è... Allora, è duplice delusione, perché per noi è un problema professionale. Ma per gli altri sono 250 euro di biglietto, cioè non è che sono dollari. 390 dollari, 250 sicuro? Poi non mi sa che ci sono anche diversi tier, arrivano, mi sa, anche più in alto. Sì, c'è la VIP zone, sicuro. Allora, c'è Passerotto che chiede: Fra, ho letto il tuo articolo su Resident Evil 2 Remake, mi ha confortato, dalla demo mi pareva piuttosto action, devo stare tranquillo. Guarda, l'hanno provato anche Ale e Todd. E io, secondo tranquillo. Noi di action puro della serie che ti riporta in mente i capitoli più sfigati di Resident Evil? No. Ma secondo me
anche rispetto ai capitoli action meno sfigati, cioè Resident Evil 4, ha comunque una progressione meno orientata in quella. E poi ritorni a contare i proiettili, io ci ho fatto caso, perché quando sei lì l'atmosfera è così opprimente e comunque ci stanno delle minacce cioè, consistenti, quindi spari a cazzo, cioè a me è successo un paio di volte che ho sparato veramente a cazzo e cominci a contare i colpi, ritorni un po' all'anima del gioco, della serie. Nier chiedeva: avete provato Dreams? Non trovate sia la cosa più rivoluzionaria dell'intero show? Più che dell'intero show, della è vita, comunque della vita. Industry. È uno dei 60 che lo comprerà, amico mio. Ci vediamo davanti al negozio. Esatto, siamo tutti qui a scherzare su questa cosa da quando è stato annunciato. Cioè, è un titolo bellissimo, ma un'avanguardia, veramente un'avanguardia. Ma commercialmente, probabilmente. Però non, che non ci importa nulla e nemmeno a Sony poi alla fine. Esatto. Lo sa. E questo è importante. Lo sai, e questo gli rende ancora più onore, secondo me. Sì. Provato comunque, non l'abbiamo riprovato perché già io e Ale, mentre eravamo qua tre settimane fa. Io per Kingdom Hearts e lui per Call of Duty, avevamo un evento di Sony pre-E3 in cui abbiamo potuto metterci le mani sopra, abbiamo visto il sistema di creazione che è molto immediato, però lì vive sempre di questa contraddizione che per quanto immediato tu lo faccia ti serve comunque un'energia creativa da spenderci sopra e un tempo da spenderci sopra, cioè c'è tanta gente che ha 4 ore di gioco al giorno e uno dovrebbe dire e in 4 okay, ore non fai un gioco faccio. Ma che non è un gioco per la fine, è uno sfogo, è una... Non solo, cioè la fibra, la quantità delle opzioni, per quanto sia semplice e accessibile, è maestosa. Cioè, potete veramente modificare ogni singolo dettaglio di ogni singolo aspetto delle vostre produzioni, creare robe diversissime tra loro. Quindi, per forza di cose, solo per concettualizzare un secondo vi ci vuole un'ora. Quindi è bello anche per questo. Quando esce? E non si sa, non si sa. Speriamo quest'anno, voglio fare delle robe straordinarie. L'avrebbero detto. L'avrebbero detto dei cat dei... No, voglio fare tu non sei quello un che cortometraggio prima... sulla vita di Giuseppe voglio fare. Ah, certo, la vita di Giuseppe che si chiama The Snooze esatto. La sveglia, almeno c'ho la sveglia. Se non fosse stato per la mia sveglia stamattina tutti che dormivano, allora a parte no. Ma cosa dici? Però dovete sapere che vabbè un'ora prima la metti sempre, non c'ha senso. Scusa Allora, noi ieri siamo andati a dormire abbastanza. Andati a dormire ieri? Sì, abbastanza. No. Nella serie, stasera ci facciamo 3 ore di sonno belle cariche. Ma quando ci ricapita, fa 3 ore di sonno belle cariche. Andiamo a letto, confortati da questo pensiero. Nel frattempo ci sta Tommaso che russa come una cosacco. Enzo piange. Morto ammazzato. C'è sta Enzo che piange. Perché lui non russa, lui piange. Allora, però poverina problema. In questo scenario post-apocalittico, io butto le mie membra sul letto, mi metto delle tappi che ho rimediato da Xbox al Microsoft Theater, mi hanno dato i tappi per le orecchie, non ho ancora capito perché, ma comunque le ringrazio. Guarda, comunque ti voglio dire una cosa: non sono tappi per le orecchie, sono tamponi per va benissimo così, ma se fossero ancora nasale anale, dico va bene uguale. Mi metto giù, 6 di mattina, un'ora prima della nostra sveglia. Allora può succedere. Potete, aspetta, adesso lo rifà, potete registrarlo per metterlo come suoneria. Cioè, posponi. Però no, nessuno interveniva. Io mi sentivo quasi costretto, cercavo un cellulare, premevo cose, ma è il cellulare del 92. Sì, perché è l'unico cellulare che funziona anche da sveglio. Non me lo spiegare! Insomma, niente. Se riarace dopo che ho tirato ma in ballo. Il bello è che lui era già andato via. No, e poi ho tirato in ballo dei santi, degli arcivescovi. Ma c'è stato un momento in cui eravamo così, ci guardavamo tutti, tipo a mezza faccia dal letto, eravamo così. C'era l'odio. Chi si alza? Chi si alza? Nessuno si è alzato, ovviamente. E così per un'ora e mezza. E allora? E considera che mi sono svegliato alle 7. Aspettate, ragazzi. Tornando... Sì. Piano. Allora, Passerotto ci chiede e. Perdonatemi, me la prendo a cuore, se faccio un giro per gli indie sono definitivamente spariti dallo show floor. Nel 2016 ancora c'era qualcosa, addirittura sia da Sony che un piccolo boot, no? Nel 2016 Sony ne aveva portati anche tanti. Sì, c'era Eitro, ricordiamoci, l'unica volta che è stato provato. Però c'è una cosa lì, c'è dove sta pure Stefano Petrullo, bisogna andare a c'è Devolver. C'è Devolver e c'è Pavloggi.
Sì, no, però sullo show floor c'è sta veramente il che nulla. Cos'è quella Kenzie Hall? Che, qual è quella là dove sta? Sì, 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 c'è qualcosina, ma ce ne sono tipo l'ultimo giro. Però non sono raggruppati, non c'è un consorzio. No, cioè, no, ci stanno, non lo so, una baraccopoli in fondo come costa alla Hall e ci stanno due o tre buttati. Costa troppo per gli sviluppatori, devono creare vari livelli d'accesso. Non solo costa troppo, è che secondo me è proprio una questione di comunicazione, ovvero portare gli indie qui significa un po' affogarli di fronte a tutto il resto della roba. No, ma li metti in disparte, Fra. Sì, però il pubblico che comunque segue le tre, segue 5 giorni di conferenze, ma poi figurati se il grande pubblico, anche se c'è un indie di rilievo... Comunque a questo pubblico, guarda, no, poi dici, poi si lamentano, dici, ma non fanno vedere questo, non fanno vedere quell'altro... Fanno vedere Cyberpunk, è prima persona a morte! Poi fanno vedere un'altra cosa, ma qua c'è il protagonista che è, non lo so, è un nano enorme! Salvate Clippy! No, dai, a parte tutto, cavolo! No, gli indie ci sono veramente, cioè, sono sì, gli indie at Xbox ci sono, un po' ne abbiamo parlato, di Tunic, ho provato Below e arriverà l'articolo. Poi che altro c'era? Mi è mancato tantissimo The Last Night. The Last Night è il grande assente di questa fiera. E mi chiedo perché. Perché stanno arretrati. Stanno molto arretrati, però si poteva intuire anche da quello che hanno mostrato l'anno scorso. Che era esatto. Sì, sì, cioè, però in un anno farai qualcosa. Quindi. Sì, dipende da quanto è grosso il team di sviluppo e quanto sei... Vabbè. Allora. Marco Dovakin faceva delle domande. Ciao ragazzi, ho delle perplessità riguardo Assassin's Creed Odyssey. Ho la sensazione che AC non sia più un AC. Mi spiego, gli Assassin's Creed erano tutt'altra cosa e utilizzavano un assassino che indossava un cappuccio. Il gioco era prettamente legato allo stealth e agli assassini silenziosi. No, stealth in realtà mai troppo stealth. Ora è diventato un gioco di ruolo scopiazzato da vari The Witcher. Addirittura si può scegliere tra due personaggi. In poche parole, se lo chiamavano con un nome diverso non cambiava nulla. No, cambiava il livello di vendite. Quello sicuramente. Quello sicuramente. Su Origins crea la confraternita degli assassini. Al posto di andare avanti con Bayek o proseguire la storia del presente di Syndicate, mi riporti 470 anni prima di Origins, molto deluso. Quanti, allora, scusa? 470 anni. Però è anche 470. Colpa, vedi quel paradosso? È anche colpa sua che questo avvenga. Perché è lui che ha bisogno costante di un nuovo Assassin's. Se lui finalmente si accontentasse di essere Satollo dopo tutta la serie, tutto quello che è già successo, ne sono uscite dozzine, e pretendesse roba nuova, questo non avverrebbe. È lui che continua stamattina a volere Serino, stamattina Serino... Lui vuole Assassin's, e Assassin's ti continuano a dare. Perché ed è un problema, perché se non ci fossero gli Assassini, questi giochi sarebbero molto più belli. Se non ci sono più. Poi in realtà no, non ci sono più nella forma originale. Guarda che, sì, però... guarda che Ubisoft l'ha detto in conferenza pure. Noi sì. Vogliamo creare un GDR. Sì, certo. Però ragazzi, il punto è questo: cioè le saghe vanno avanti. È chiaro che questo è un titolo diverso. Sì, no, dicevo che vengono portate avanti. Sì, ho capito. Anche come posso dire, l'elemento distintivo poi diventa anche l'impostazione ludica generale, e quindi Assassin's Creed ha sempre storicamente cercato di spostarsi, andare ma deve evolversi per forza, perché altrimenti poi se mi fai 10 capitoli tutti uguali, dopo un poco passi. Sì, no, Francesco diceva appunto per questa cosa, a un certo punto chiudi e ti muovi su un'altra. Infatti io vorrei che il titolo, scusami, riflettesse il gameplay più che la storia, che no? Vuol dire? Tipo, a me piacerebbe che Assassin's Creed diventasse una sorta di Doctor Who, così, stagione a tenuta stagna, che hanno sì un... Funzionalmente quello che è. Però lui ti dice, no, quello che rimane non è il contesto, il setting o l'idea, è il gameplay e basta. Esempio, come se Life is Strange andasse avanti, non c'entra niente, le storie che altro, però rimane l'idea della meccanica, esatto. Tipo quella del ritornare indietro nel tempo. Esempio, tu sei capito? O comunque cioè, quelle trovi un tratto distintivo, che in questo caso è il gameplay, e cancelli completamente tutto. Cioè, il trailer del bambino che sogna di essere un supereroe è chiaramente ragazzi, la display. Ma è quello che succede. Perché comunque resta. Resta mela, resta alieno. Però, ragazzi, ma ci sono anche degli elementi. Perché, nel senso, resta gli ultimi capitoli e quelli che sono di prima. È formalmente sì, io non so quanti ne avete giocato, ma è formalmente così, cioè è una roba stagionale. Poi ragazzi, io voglio dire una roba,
c'ha ragione Francesco quando dice che non è anche un po' colpa vostra, perché effettivamente questa voglia di avere sempre una Assassin's Creed comunque alle porte, e che c'è, è chiaro, impone anche un cambiamento di passo che porta l'evoluzione del gameplay in direzioni un po' randomiche, nel senso pesco quello, prendo quello, assumo quello, assumo quello, punto in quella direzione perché forse può piacere. Va bene, tra l'altro a me non dispiace la direzione che c'ha ora la saga. Assolutamente. Non mi dispiace, anzi, secondo me è quella che avrebbe dovuto avere dall'inizio, proprio dall'inizio, però sappiate che comunque si può anche dare respiro a queste serie per cercare un attimino di permettere un'evoluzione più naturale. Ma il punto è questo, il respiro gliel'hanno dato l'anno scorso, cioè 2 anni fa, esatto, si sono esatto. fermati no. e hanno riscritto tutto. Ma hanno riscritto tutto. Senso, però è vero, ha ragione Fra, che no, hanno riscritto molto, secondo me il buon 70% del gioco, secondo me sì, una sì, cosa sì. che hanno riscritto che forse non è stata percepita pienamente è l'approccio alla ricostruzione storica, perché comunque sia c'è sempre stata un'ambientazione storica, ma la ricostruzione di Syndicate, la ricostruzione di Odyssey era ben diversa da quella enciclopedica di Origins, cioè Origins prende una, lavora proprio lì. Di là si vedono, cioè prima si vedevano delle parti della rivoluzione industriale, delle parti della rivoluzione francese, però non c'era la volontà di metterti una versione virtuale interattiva di una cultura di un'epoca. Però io perdonami, io sono anche dell'idea che questo deriva dalla nuova struttura, perché nel sì, momento in cui tu mi dai una dimensione ruolistica mi permetti anche di espandere il setting, di secondo me oggi lamentarsi di no. quello che oggi è Assassin's Creed è un po' ingiusto, è un po' ingiusto, capisco no. Marco che dice si è molto allontanata dalle origini. Però è una formula che ha dimostrato di funzionare molto bene, non è ancora stancato. Il capitolo greco secondo me ci sta assai. No, mi toccate la Grecia, toglietemi l'Egitto, ma non la Grecia. Torniamo, si è allontanato dalle origini, ma immaginatevi adesso un Assassin's Creed come lo era, che ne so, Assassin's Creed 3. Oppure sì. cioè, ci andate vecchio. Voi a chiappare 150 allora, piume nascoste. Bravo. Parliamo di Death Stranding, per me il flop della conferenza. È colpa vostra che perché se non si spara non capiscono più nulla. Non c'hanno un messaggio chiaro, ma che ammazzo io! Sarà anche colpa vostra che quando morirà Clippy. È così, per un'ingenuità. Che cacchio devi ammazzare ogni volta? Ok, è quella, aspettate. Ma vogliamo parlare del fatto. Della delusione di Cyberpunk in prima persona è colpa vostra! È quello che non mi fanno vedere, non le fanno vedere le cose. No, se spara, però prima persona non va bene. Io non sono d'accordo su questa dichiarazione, perché non sono d'accordo che no, Death Stranding debba svelarsi in maniera io non definitiva. Voglio sapere niente fino al giorno del lancio. È bello anche il press tour di Death Stranding, mi mandi a giocare a nascondino con Kojima proprio dentro al labirinto, quello dei Shining, ok, e non mi dicono un cazzo, poi mi rimandano a casa, finisce, è bello, molto bello, poi torni e com'era boh. però Kojima ha un buon odore stupendo. Allora sentite, parliamo un attimo prima di proseguire con le domande dei giochi che abbiamo visto ieri. Abbiamo visto PES e Just Cause. Vai Giuseppe. Allora, via ruota libera, ragazzi. Allora, PES è un miglioramento abbastanza importante di alcuni aspetti del gameplay. Devi guardare in camera mentre parli, perché sennò la regia si arrabbia tantissimo. Camera 1 o camera 2? Quella di Simone. Le hanno messe nella stessa linea, stai tranquillo. Uno c'ha un po' di sveglio. PES è un miglioramento abbastanza significativo del gameplay del precedente episodio. Nulla di rivoluzionario, però fa quello che deve fare in termini di contrasti, di possesso palla, di dribbling e di fisica del pallone. Dov'è che PES pecca un po' adesso è nel tentativo di sopperire alla mancanza della licenza della UEFA Champions League, perché io voglio un sacco bene a Konami, voglio un sacco bene a tutti quanti, ma... e io adoro PES, però se tu alla presentazione mi vieni a dire ragazzi il PES con le più grandi licenze di sempre, abbiamo niente poco di meno che la Premier League russa, e io dico ragazzi come fa, com'è l'India?
Atletico Cassino, cioè Atletico Cassino, c'è più o meno una forma triangolare, però con la punta rivolta verso il basso. Esattamente. Sembra un po' il logo del controllo, eh. Sì, quasi. Ci sta l'Atletico Tre Croci. Eccezione fatta per i giornalisti, eccezione fatta per i giornalisti russi che stavano già con la vodka lì, che facevano. Erano contentissimi. Loro erano felici. Noi tutti, vabbè. Questa secondo me è stata una botta grossa. Però a livello ludico è un pezzo solido, è esattamente l'evoluzione dell'anno scorso. È colpa vostra! Non è rivoluzionario, però è un gran bel gioco di calcio. Perché ecco, la formula alla base era di quelle potenti e si evolve come merita. Possiamo dire che però si evolve come che, scusa, come merda. Come merda. Non capivo il punto. No, possiamo però dire questa cosa, che probabilmente nel computo dei pro e dei contro il fatto che si evolva come merita è un po' posso modificare l'articolo? Sì, io è forte come merita. Lo mettiamo proprio. È un titoletto, PES 2019, si evolve come merita. Nel computo dei pro e contro il fatto è più importante l'evoluzione del gameplay rispetto a quello delle licenze. No. Ah, non sei d'accordo. Vuoi che vada nella ritardo? Cioè, negli equilibri di mercato, negli equilibri di mercato, la perdita della Champions League, secondo me, è una roba più forte delle piccole, ma largamente prevedibili. Sì, allora, io sono largamente attese. Scusa, poi io dico questa cosa che pure che c'entro niente con i giochi di calcio, anche perché nel percepito dell'uomo comune, dell'uomo della strada, del giocatore della strada, ogni capitolo è uguale a quell'altro. La cosa che fa la differenza è il contenuto. Sì, è vero, però allora è vero, io sono d'accordo con te. Infatti pure a me dispiace non vedere più alcune licenze importanti nel gioco. Però è anche vero che PES, da questo punto di vista, non è mai stato allora, quindi magari c'è chi il giocatore di PES molte volte non si orienta alla volontà di vedere lo stemma della Juventus. Dice: non me ne frega, un Perini. È chiaro. Gioco Capperini. Ragazzi, che cazzo lo puoi dire? Allora, posso dire, no, me ne frega un cazzo di vedere lo stemma della Juventus. Mi preferisco, guarda in camera, preferisco quel tipo di gameplay lì. Però sì, adesso forse si sta un attimino esagerando, perché laddove Electronic Arts sembra quasi avere un po' il monopolio delle licenze, questo fa malissimo al mercato, al di là delle differenze in termini ludici. Una domanda solo e poi non vi disturbo più. Mi avete salutato la riccia del PC Gaming Show. Chi era sta riccia, ragazzi? Ah, si sono innamorati di sta riccia. Si sono innamorati. Franky? Sì, Franky. Si sono innamorati. La dice lunga. Comunque, ragazzi, è appena successa una cosa epocale, perché Capperini. Esatto, cioè da ora in poi non sarà più Crepuscolarace, ma sarà Capperinarace. Capperinarace, terribile. Mi dispiace. Sono Capperini tuoi. E invece Just Cause 4. Just Cause 4 è una cafonata come ci piace. Cioè, è esattamente quello che doveva essere Just Cause. Si è evoluto come merda. E la domanda che faccio io, doveva essere? Cioè, ne sentivamo il bisogno? Di un altro Just Cause. C'è sempre bisogno della cafonata. No, vabbè, dipende, perché lui fa... Just Cause fa un lavoro diverso da quello degli altri open world. Fa l'open world di... Aspetta, cambio la domanda. Ma con Avalanche al lavoro su Generation Zero, che sembra una cosa diversa da quello che fa normalmente, con l'open world di Rage, che invece sembra una cosa che ha già fatto, ma c'è la necessità di infilarci in mezzo e di separare le risorse produttive mettendo anche Just Cause del calderone? Forse grazie, no. Ale, che ha interpretato il mio pensiero. Forse da questo punto di vista no, non ce n'era bisogno, anche per... però ecco, ragazzi, ma in fondo è colpa vostra. No, però hanno pagato già Dazio con l'ultima sequela di giochi con Mad Max e Just Cause 3, che hanno sofferto tantissimo proprio per questa cosa. Cioè, Just Cause 3 è uscito, non l'hanno nemmeno mai patchato, ma 20 frame al secondo. No, l'hanno un po' patchato, però, dopo un anno. Però, sì, però non è abbastanza. Infatti, per risolvere questo problema, loro hanno cambiato completamente il motore di gioco. Adesso hanno un motore completamente nuovo che si chiama Apex, che però è molto più solido rispetto a quello precedente. Okay. È molto più leggero, soprattutto. Sì, quando lavora sulla gestione della fisica, sulla throw distance. Profondità di campo, throw distance... Mazza, veramente, no, questo l'open world di Just Cause è un toy box, è un'intera un toy boy, è un toy boy arace, è un parco giochi, alla fine ti devi divertire, e
sì, è un non è il gioco che il mercato, di cui il mercato ha davvero tanto bisogno. Ma è il gioco che il mercato merita. Però è colpa vostra. Già scorso spegni la testa, mi spegni la musica, e fai ti diverti, non c'è neanche troppo bisogno. E però quello che deve fare, almeno da come abbiamo visto la presentazione, lo fa. Sì, sì. Però ci chiedono questo aneddoto simpatico dell'Army of Chaos. No, vabbè, lo raccontiamo un altro giorno. Che non fa ridere come me. No, non fa ridere come te. Witchfire l'avete provato? No, no, ce lo chiedono, ce lo chiedono. Però ma io non c'era in fiera. No, però non. Forse delle stanze. Non sono convinto, credo che ci sia in una stanza, perché io ho visto uno con la maglietta. Allora, lo vado a cercare. Lo vogliamo cercare, sì, ma pure io vorrei cercarlo oggi. Ce lo lasciamo per ultimo quando facciamo i giri. Lì, a me mancano, Sì. No, ma poi Witchfire, quando l'abbiamo visto, abbiamo visto il trailer insieme in presentazione, siamo rimasti tutti. Oh, Painkiller, per film, esatto, The Apes, The Apes Origins. In realtà, quel progetto legato alle origini di Abe era poi un Kickstarter per un artbook. E quello che stiamo aspettando è Apes Soulstorm, che però non è qua presente e non sappiamo che fine abbia fatto. Che cos'altro abbiamo provato ieri? Allora, tocca a me. Allora, io ieri è stata una giornata un po' strana, nel senso che ho passato 2 ore in compagnia di Activision, anzi di Call of Duty, ma in realtà 1 ora e 20 era di fila e basta, per problemi logistici. Poi ho visto un nuovo titolo di Gearbox, che è un progetto 1v1, che è praticamente un arena shooter 1v1, una cosa che ci vuole un coraggio nel 2018 a metterla in produzione. Gearbox c'è sempre questa scelta un po'. Sì, non gli si può dire nulla, perché graficamente è pure carino, però vi giuro che ancora non ci sta nulla, quindi io direi che possiamo anche sorvolare. E poi ho visto con te P7, cioè Control, che è una meraviglia, però ce lo teniamo, lo teniamo dopo. Facciamo un'analisi in chiusura. E poi ho visto questo, che era in realtà uno dei giochi per cui io sono venuto a Los Angeles. Io sono partito per cercare questa maglietta, però non ve ne posso ci ho giocato un'ora, ma non ve posso dire nulla perché me l'hanno imbargato così a sorpresa fino alla prossima settimana. Ci chiedono Call of Cthulhu, no, tutti i titoli di Five of Five. Buona, di Focus Home Entertainment, li proviamo oggi, quindi abbiamo Plague Tale, Call of Cthulhu, The Surge 2 e Gridfall, che lo chiedete molto. Certo, terzo anno di sviluppo per Call of Cthulhu, pure quarto anno. Non è mai stato fatto giocare. Mai. Stanno gliela fuori, raga, dai. Anche vero, nono. Chissà che devi giocare. Sono d'accordo con te. Nono Bakemon, Biomutant non c'è. No, perché non c'è. Gamescom, ragazzi. Gamescom insieme a Darksiders 3. Nono Bakemon chiede, ma From Software VR? Sì, ne parlavamo ieri. È una sorta di avventura grafica in VR ambientata in un contesto che ricorda per tratti stilistici un po' quello di Shadow of Memories, se ve lo ricordate dai tempi di PlayStation 2. Molto molto semplice, legato all'esplorazione e alla risoluzione di piccoli enigmi ambientali che si risolvono appunto interagendo fisicamente con gli oggetti di piccoli contesti interattivi, ma insomma niente di... cioè oggi vado a chiacchierare di nuovo con Miyazaki, perché io l'ho già intervistato 2 giorni fa per Sekiro, e lunedì vi leggerete l'intervista, ci sono tanti dettagli interessanti. Era scritto in lore, quindi esatto, esatto. A Sabago di introdurvela. No, lunedì leggete, cioè venite sul sito a leggere l'intervista, perché ci saranno dei dettagli curiosi. E oggi vado a intervistarlo per The Raciné, questo così si chiama il titolo VR di From Software, che vuol dire sradicato, e cercherò di capire un po' meglio. La particolarità sembra che questa fatina invisibile che il giocatore interpreta abbia possa assorbire la forza vitale di alcuni oggetti, uccidendoli sostanzialmente, ed è colpa vostra, e poi trasferirla in altri, quindi insomma per esempio fa appassire una ciocca d'uva per far rifiorire un fiore, o un porconiglio. Mamma mia, mi sono spaventato. Lo vedi che va sempre. Io ho provato Total War Three Kingdoms per PC. Per 6 ore. Skull and Bones, io voglio sapere di Skull and Bones. Ma perché è bello Total War? Dici di Total War ambientato Three Kingdoms. In Cina, intelligenza artificiale finalmente che ha fatto grandi passi avanti, soprattutto nella difesa di forti.
Vai, vai, Fra, non ti fermare. Guarda in camera. Vai. No, vai. Unità speciali che possono guarda anche duellare fra di loro, quindi è una roba anche molto guarda interessante. Guarda in camera. E hanno totalmente rivista anche la parte della mappa tattica. Guarda in camera. È difficilissimo così. Con tutta una sequenza di fratellanze, amicizie, betrayal, no? Questi tradimenti. Bravo. È tutto molto complesso e guarda diverso da come era in passato. Poi Skulls and Bone, finalmente hanno mostrato questa nuova modalità che però non è come secondo me molti pensavano. Esatto. Dici, dopo, cioè, il trailer, dopo il trailer pensavamo dopo il trailer io pensavo che, che ci fosse esplorazione a terra, guarda in camera, un po' hai ragione, un po' di avventura e una struttura di gioco simile per certi versi a quella di Sea of Thieves. Non è così. Non sai qual è il problema? Il problema è che tutti ditemi, no poverini, questa volta non è colpa loro, è che tutti, compreso me, vogliono un bel gioco di ruolo da 100 ore ambientato nei Caraibi. Ma ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo. Vabbè, a parte Ravenscry, ragazzi, Ravenscry, la meraviglia delle meraviglie. Fa scrivere a Morlu un bel articolo da revival su Ravenscry, il valore di Ravenscry tre anni dopo. Aspetta, rigiocarlo in diretta. Mamma mia. No, vabbè, era di una roba. Comunque l'ultimo bello, ma fatto proprio con due lire, lo fece Acuela, già mi immaginavo il nome, e lo produsse Bethesda, quindi venne un po' accolto. Era proprio il gioco dei Pirati dei Caraibi, era Pirates of the Caribbean, e non era male, un po' povero, era proprio un gioco di ruolo diciamo alla Morrowind, era il periodo di Morrowind, era fatto con i soldi avanzati quando va a fare la spesa, esatto, era sul fondo delle tasche. Però era figo. Software House Ucraina, eccetera, eccetera. E non ci tocca più. Questo è un multiplayer. Questo rimane ancora un gioco multiplayer. Però ha questa modalità. Rimane è ancora presente la modalità, quella che ci hanno fatto mostrato lo scorso anno, che funzionava bene o male come tutti i giochi wargaming.net. Sì, quindi sì. World of Tanks. Tutti contro tutti. World of Ship. No, a squadre. A squadre 5, era, 5 esatto. contro 5. Sì, esatto. Adesso hanno unito questa nuova modalità che è molto interessante però, quindi in ottica multiplayer, se vi piace l'idea, comunque ha delle grosse potenzialità, perché miscela PvE con PvP, con la possibilità di allearsi o meno con gli altri giocatori, con questo sistema delle wild card dove ogni volta in cui si entra in partita, il match dura, se non sbaglio, 20 minuti, tramite le wild card crea, diciamo, delle situazioni sempre nuove. Tra cui 20 a favore e sfavore. 20 a favore, ci stanno... Le navi controllate dall'intelligenza artificiale. Assolutamente. E poi l'obiettivo principale, che può essere raggiungi una particolare zona. Anche quello che esatto. è estratto dalla wild card. Mm-hmm. Okay. Oppure, come nel caso nostro, andare a pescare i tesori sparsi in questi relitti marini. E tu puoi fare il furbo perché puoi allearti con gli altri e poi metterglielo nella saccoccia piratesca. Nella galena. Oppure aspettare lì e fregarli direttamente, cioè lasciare che loro facciano il lavoro sporco e poi andare a rubare. Quindi c'è un po' di roba tattica. Bello, bello, esatto. Bello, piacevole. Esatto. Sì, sì, ma sì, quindi però... scusa, però quando si vede effettivamente il personaggio lì a terra, a me sembra proprio telecamera da gioco. Allora, magari solo per andare a comprare le modifiche della tutto nave. Tutto ciò che fai, quando ti avvicini a un relitto, quando vai in un avamposto a... Quando diciamo, scendi dalla nave... sono tutte cutscene dove ci stanno i marinai che fanno "Ah, capitano!", scendono, fanno, scavano... Come che fanno? "Ah, capitano!" Scendono, scavano il tesoro e ritornano sulla nave. Sono cutscene così che... Un po' come la Pirates di Sid Meier. Sì, esatto, esatto. Ok, quindi ragazzi, mi raccomando, quando arriva non dite poi io mi aspettavo. Ma lo faranno sicuro. Poi ho visto anche cose di One e 2, ragazzi. Dragon Engine, che è quello di... siete dei vivi se non ci avete giocato. Dragon Engine, quello, il nuovo engine introdotto con Yakuza 6, The Song of Life, viene qui utilizzato per Yakuza 2 Kiwami, che è praticamente un remake. Il primo remake, Kiwami 1, utilizzava invece l'engine dello Zero. Ma in questo caso il Dragon Engine nuovo, porca miseria, è stato utilizzato con dei risultati pazzeschi. Allora, molto più bello di Yakuza 6 da vedere. Allora, e da giocare anche perché... Rispondiamo a questa roba, vedi, tu io te lo dico, tu dici delle robe e poi ci sono... Allora, ragazzi, non lo dico. Kingdom Hearts 3, Serino, ieri ha scritto un post. Secondo me,
In cui loro dicono, perché hai detto che è uno dei giochi più deludenti di sempre? Non ha detto quello, ha detto che è uno dei giochi più... Ma vedi che deformano tutto? Uno dei giochi più deludenti di sempre. Lo so, per questo devi smettere di scrivere senza specificare. No, io non devo smettere di scrivere, sono loro che devono iniziare a capire. È colpa vostra. Non ho mai detto questo, dico che è imbarazzante. Io quando vedo, devo essere sincero, io quando vedo una scena di Kingdom Hearts 3 mi sento come se ci stessi provando con una dodicenne. Mi dà fastidio, è una cosa a pelle. Il problema è che stilisticamente, secondo me, non funziona. Nemmeno i personaggi Disney sono fatti così bene. Lo stesso Mickey Mouse, quando spunta, ha quella decadenza da un Ronald McDonald abbandonato fuori alla pioggia. Sono un po' cattivo, scusate, sono un po' cattivo a riguardo. Poi magari il gioco è molto buono. Io sono anche una persona che non è che attacca il character design di Square a testa bassa. Mi è piaciuto persino Final Fantasy XV, Ignis. Si è messo agli atti, ragazzi, si è messo agli atti. Il gruppetto mi piace, però questa... Però, per esempio, giocato... Il gameplay di Kingdom Hearts 3 è superiore a 15. Ma molto, ma infatti, tantissimo. Ma infatti, mi imbarazza proprio nel vero senso. Quindi ho usato un termine molto vicino. Non ti piace quello stile e quella... Sono ritornati indietro nel periodo buio per quel che riguarda lo stile dei personaggi Square, secondo me. Sono ritornati proprio indietro, hanno fatto malissimo. Però non c'è ritmo in quello che hanno mostrato, quindi il trailer è brutto, secondo me. Ah, però quello è proprio lo stile loro giapponese, cioè quando fanno quelle... Però, per esempio, come cioè, comincia con 30 secondi di così chiacchiere, poi parte la musica al secondo 35. Però queste sono considerazioni che sono stilistiche. Ma assolutamente. Di comunicazione che prescindono dalla qualità del l'avete gioco. Letto sul profilo di Francesco Serino, non l'avete letto naturalmente, non lo scriverei mai su un articolo ufficiale. Posso? Vabbè, se non ti piace, però devo dire se no, ma non direi mai, è imbarazzante come Ronald McDonald abbandonato nella pioggia, che sarebbe un'immagine meravigliosa. Comunque sia, ludicamente parlando, in realtà è uno degli action RPG secondo me più attenti e piacevoli e stratificati che io abbia giocato. Ma è stato mostrato adesso il gameplay durante le 3? C'è da giocare. Nessuno lo parla, però perché? Beh, perché l'avevamo già visto, era la stessa demo. Perché abbiamo visto poco prima. Era la stessa demo di 3 settimane fa. Io comunque l'ho visto, cioè, nel senso, a parte qualcosa che non mi piace, devo dire che mi interessa. Vi giuro, giocherei più volentieri in Kingdom Hearts, però che in Final Fantasy. E poi si lamentano tutti, hanno 50 anni quelli che si lamentano di questo Kingdom Hearts. Ma infatti adesso quando commentate e criticate vogliamo sapere l'età e ci mandate l'ID proprio, la foto dell'ID. No, allora aspetta, anche l'indirizzo a questo punto, perché ho parlando con Nomura, ha confermato che ci saranno più personaggi giocabili all'interno di Kingdom Hearts 3. Ma tu dove l'hai incontrato Nomura, scusa? Ci aveva l'intervista e poi vi parlerà. Comunque, chiudiamo un attimo la carrellata dei giochi di ieri con un titolo che, senza passare dal via, si è meritato proprio la targa di Turbo Premio. Subito! Che praticamente non giocava niente. Te ne hai fatto un cazzo. Sono uscito dalla presentazione e ho appiccicato la targa Turbo Premio. Ed è Control, ovvero il progetto di Remedy che fino adesso era chiamato Project P7. Ed è un titolo molto particolare, io chiederei alla regia di mandare i filmati. È una figata, ragazzi. Allora, è veramente una figata. Si tratta in pratica di un action adventure con elementi a livello ludico, il nucleo del gameplay, con elementi da shooter che recupera un po' l'idea alla base di Quantum Break. Loro lo chiamano un'avventura shooting story driven in terza persona. Vabbè, fra parentesi. Paranormale, esatto. L'idea alla base di Quantum Break era quella di prendere un modello di gameplay solitamente molto statico come quello del TPS e renderlo incredibilmente più dinamico grazie all'utilizzo di questi poteri di alterazione che temporale. Che gli piacciono allora, non ce ne entra non solo gli piacciono tantissimo. Ma con il motore che hanno riescono anche a rappresentarli visivamente in maniera molto efficace. Stavolta non c'è la componente di gestione temporale, ma c'è una sorta di telecinesi che permette di utilizzare varie abilità che qui vedremo. Per esempio, la protagonista, che si chiama Jessie Faden, può tirare su dei detriti per creare una sorta di scudo dietro cui ripararsi,
può sollevare gli oggetti e poi scagliarli a una velocità altissima contro gli avversari per ucciderli. Adesso e c'ha la pistola più figa mai vista in un videogioco. Adesso comincia subito il combattimento, non vi preoccupate. E poi c'è questa pistola che si riconfigura per diventare diverse armi. Che è un mix tra quella lì di Blame, se ve lo ricordate, sì, e quella lì di Guns, che sono altri, sì, due manga fantastici. Finisco tra due mancio, però comunque è un design clamoroso secondo me. Sì, hai visto, possono essere due funzioni: la difesa, sì, all'inizio, perché poi sbloccherai altre robe, e l'attacco. Quindi si esatto, praticamente la pistola si riconfigura di volta in volta, cioè non cambi, io da quello che ho capito tu non cambierai armi. Farai degli upgrade a quella lì, e quella si trasforma. Esatto. Cioè, secondo me si trasforma entro la fine del gioco, cioè ci diventa anche in bella K47. E la roba figa è, come vedete qui, che poi c'è tutto il non solo il dinamismo legato all'utilizzo dei poteri, ma anche il dinamismo dell'ambientazione, gli elementi che si muovono, gli elementi interattivi, la distruttibilità, gli è veramente speciali, incredibile, gli effetti speciali altrettanto. L'occhio della mano. Bello, secondo me. Bello secondo me. Guarda che bello, me, questa è la, esatto, bella. Esatto. Guarda. Anche narrativamente, a parte che è un po' criptico, un po' ermetico, perché alla scrittura c'è Sam Lake, che poi sappiamo, insomma, che fa sempre queste cose. Fa sempre queste cose un po' ermetiche, difficili da interpretare, misteriose fino in fondo. Il racconto parla di questa Bureau of Control, che è una sorta di FBI del paranormale. Che viene attaccato da questa forza ultraterrena che si chiama Hiss, il sibilo. Se vedete, quando la protagonista uccide gli avversari, esce fuori questa sorta di aberrazione cromatica. Sembra un po' quella di Annihilation. Ed è quello il sibilo, cioè è una forza che si sposta attraverso la radiazione luminosa, prende il controllo dei corpi degli uomini e poi li trasforma in queste creature un po' però aggressive. Però posso aggiungere, a livello proprio di setting narrativo, secondo me la cosa che è più bella, per quello che si è visto adesso, ovviamente noi abbiamo visto tutti la stessa demo, questa qui giocata ovviamente hands off per una 20-25 minuti, la cosa che mi piace è che c'è sto bureau, cioè nel senso che sei in un mondo dove il paranormale esiste e è accettato da tempo e quindi è gestito in una maniera così. Questa è la prima vera anomalia ultraterrena grossa che loro non sanno gestire, quindi incasina tutto, mette in panico tutto. Ed è un Metroidvania, dicono. Esatto, strutturalmente non dovete aspettare. Spieghiamo, no, questa mi sa che l'abbiamo già vista. Cioè, molto importante. Beh, diciamo che non dovete aspettare una struttura lineare che corre dall'inizio alla fine attraverso un lungo binario, ma dovete aspettarvi appunto degli elementi. Ecco, questo era. Degli elementi di un po' di backtracking, side quest, quindi ci sarà comunque un mondo esplorabile. Una mappa. Cioè una mappa esplorabile. Che è un palazzo che cambia costantemente forma, quindi è proprio. Sì, perché all'interno di questo palazzo, del bureau, in realtà sembrano entrare in collisione diversi piani dell'esistenza, diverse realtà. Qui vediamo che ogni tanto la scena si riconfigura. Qui siamo nell'Oregon. Ragazzi, è il prologo di Death Stranding. Adesso l'abbiamo detto, la verità è questo. È quello, in realtà non esiste. E pensare senso. Che un minuto fa stavamo parlando di Topolino che perde le chiavi nei Caraibi. Cioè, che perde le chiavi. E niente, quindi questo per noi è uno dei titoli, almeno per me, è uno dei titoli più interessanti della fiera. Io lo metto, poi arriva da dove non te l'aspetti, secondo me, no? In qualche beh, modo. Oddio, io da Remedy mi aspetto, sì, ma non aspettavo che fosse una roba così, cioè, questo è allora, valori produttivi di un grande AAA, il brutalismo poi di tutta la scena, di tutta l'architettura. No, non hai capito, ieri ci siamo andati a riguardare tutte le definizioni di minimalismo e brutalismo mentre andavamo al 7-Eleven, abbiamo parlato solo di quello. Che poi paradossalmente, è bello perché la casa di Every Eye quest'anno è brutalista. Senti, Jacopo lo chiedeva anche ieri, com'è stato vivere il trailer di The Last of Us dal vivo in quella... In diretta dove? No, dentro. Meraviglioso. Ci sono state delle persone che si sono girate perché pensavano ci fossero i personaggi. No, veramente, ho fatto. Ma dove stanno? Aspetta, perché magari esce qualche cosa, no? O lo zombie, l'infetto, o c'è qualcuno.
Però secondo me non hanno spinto fino in fondo su quella cosa. Allora, sono rimasti tutti un po' delusi, perché un po' tutti si aspettavano almeno altri due cambi di scenografia. Cioè, esatto, ci dovevano essere le due scenografie. Esatto. Così durava 40 minuti in più e la gente impazziva. Ma a quel punto tu abbandonavi il format televisivo, esatto, totalmente. Esatto. Era, cioè, per chi era presente. Era per chi era presente, sono d'accordo anch'io. Andavi lì, cioè avevano ricostruito la struttura del ballo, della scena del ballo. Di esatto. Poi passi e c'era tutto il cambio verso Ghost of Tsushima, con il vento che ti scapigliava i capelli. Questa non l'abbiamo vista noi. Generalmente non si vede. Esatto. Il vento. E poi ricordiamoci che Sony a poche miglia qui ha i studi cinematografici, quindi poteva fare veramente delle grandissime cose. Però secondo me gli hanno proprio chiesto di spostarti tutto in quella direzione là, sai? Cioè di accentrare tutto, anche Microsoft e Bethesda. È stata proprio una richiesta di ESA, cioè dell'ente che gestisce. Gliel'appoggio in pieno. Forse addirittura troppo lontano a quel punto. Sì, esatto. Il vostro titolo preferito di tutta la fiera è quello che oggettivamente si è elevato sopra tutti per presentazione, contenuti, qualità. No, hai tirato fuori due concetti diametralmente opposti. Tu hai chiesto il titolo preferito e quello che oggettivamente, come ti posso rispondere? Sì, ma non ho capito perché è colpa vostra. Sono due, ne scegli due. Ma non ti sembra un po' troppo lungo per il titolo preferito? Oggi la polemica. 15 righe per dire Cyberpunk, non sì, nel senso. Cyberpunk? Sì. Ovvio. Sì, Cyberpunk. Cyberpunk, di che stiamo parlando? Beyond Good and Evil 2. Gund. Cyberpunk. Cyberpunk. E io non l'ho visto Cyberpunk. Io mi trovo sempre. Però è giusto, secondo me. Che cosa? Io non l'abbia visto. Va bene così. Io voglio dire, quello che mi ha colpito. Io lo voglio come epitaffio sulla, sulla mia lapide. Io voglio, non voglio scrivere sono nient'altro. Molto indeciso. È giusto che il contrario. Io voglio scritto solo Cyberpunk sulla mia lapide. Quello che mi ha colpito di più, cioè che mi ha sorpreso di più, è stato Control, perché non me l'aspettavo. No, vabbè, sorpreso però sì, però preferito no, non me la sento, dai. Non lo so, decidiamo domani. Ma raga, ma scusate, ma anche dai, senti, no, prima, seconda, terza persona, sesta plurale. Ma un open world in quel modo. Cioè, Cyberpunk. No, ancora il modo. Cioè, non c'è, anche volendo. Possiamo è la prima volta che mi danno una cosa del genere. Sì. Possiamo peraltro dire, raccontare una cosa che, insomma, nel dietro le quinte ci. Che cosa? Che è successo? Niente, una roba tranquilla, adesso me la fai dire. No, quanto è importante, però questa è una cosa che tu stai per dire, dimostra quanto è importante anche la vostra reazione. Bravo. Che non bisogna essere troppo impulsivi. Lui lo sa già, è una cosa che a me personalmente preoccupa tanto per un motivo che adesso vi spiegherò. Vabbè, le cose che alza, fra. Nei forum ufficiali di CD Projekt Red si è aperto comunque un sondaggio dal titolo. Le vostre reazioni, le vostre opinioni contano. Prospettiva in terza persona contro prospettiva in prima persona. Io possiamo anche chiuderla qui, sto inserto. Secondo me è chiara la posizione. Io voglio dire, ma porca miseria! Porca miseria da due punti di vista. Porca miseria dal punto di vista dell'utenza, che ogni tanto si deve mettere nelle mani del creativo. Anche perché c'è CD Projekt Red, raga. Cioè ogni tanto deve fare un investimento di fiducia, no? C'è una software house con un certo pedigree. Allora, se loro hanno quella visione lì, ma lasciateli a percorrere senza rompere i coglioni. Se tu lavori in un concessionario di macchine, non rompere i coglioni di game design su game design. Dimmi. Se fai l'idraulico, non è che ti è lì, avete capito? È l'altro. È la sbagliata. Avete capito? La durata. Cioè, poi la roba surreale è che le reazioni sono arrivate, peraltro, senza aver visto il gioco, perché è tutto. Ma il gioco l'abbiamo visto noi! È tutto. E noi gli abbiamo detto che è bello, e loro hanno detto no, che merda la prima persona. Ma come? Quindi è solo una sorta di desiderio che, peraltro, secondo me, un po' sottolinea la difficoltà che il pubblico ha a scoprire cose nuove, perché si sentono magari un po'. Rassicurati dalla prospettiva in terza persona di The Witcher, si cambia. Ah, il cambiamento diventa
diventa allora io capisco persona, cioè, tutto Bethesda era tutto in prima persona, sì, no, allora, il cambiamento della software house. Esatto. Allora io adesso capisco anche che, cioè, capisco quei commenti che dicono vabbè guarda, ma io non è perché avrei preferito, perché è un gioco di ruolo. Avrei preferito perché è un gioco di ruolo, gli scelgo i vestiti, c'è l'editor. C'è l'editor, avrei preferito vedere la mia. Tranquillo, ci stanno le cazzine, le vedete in continuazione. Andate a cagare, vaffanculo, stronzi, non lo compro. Cioè, la gente. Cioè, il boicott però, non è che un gioco di ruolo in prima persona non può avere quella roba lì. Perché Skyrim ha dimostrato Skyrim. La serie di The Elder Scrolls ha dimostrato che anche con la prima persona si può fare un immaginario molto... Ma ragazzi, non c'è assoluta... Vi ripeto, noi l'abbiamo visto per 50 minuti, quel rischio che ho, cioè che è il rischio poi quello che serpeggia più, che dicono vabbè però così è, perché hanno paura che non è più GDR. Tu immagini è super GDR comunque solo che in questo caso è anche colpa loro, perché se loro sono convinti del percorso creativo in cui si sono imboccati, non apri questo sondaggio. Io sono d'accordo, ma nemmeno gli dai la possibilità di avere questo, e non è una cosa da CD Projekt, tra l'altro, perché CD Projekt in genere, comunque, io voglio dire, è più, guardatelo più come un Deus Ex 10.0 piuttosto che un The Witcher, sì, con carisma, e ambientazione, in setting e qualsiasi altra cosa infinitamente superiore. Colori, cioè. No, poi io vorrei ricordare no, la grande parentesi di CD Projekt, no? Che per 6 anni ci ha mantenuto in attesa, così con scritto esce quando è pronto, stronzi. E poi ok, però se lo volete in un altro modo ve lo facciamo in un altro modo, tranquilli. E ci vogliono altri 4 anni. Peraltro, un'altra cosa che mi preoccupa, e quindi muore il gioco, esatto. Se ci vogliono altri 4 anni è morto il gioco. Un'altra cosa che mi preoccupa è che se fai quel sondaggio forse ti ronza in testa l'idea di farlo, di poterlo fare questo cambiamento. E se ti ronza in testa, le prospettive sono due: o tu hai dall'inizio portato avanti due pitch, due tipologie diverse di gameplay, uno in terza, uno in prima, e sei ancora in quella fase in cui se puoi scegli cambiare, non ti crea una bagella. Oppure non hai così tanto contenuto da dire che da pensare ad un cambio come una cosa problematica, perché se cambi devi ripartire. Comunque non dovevano farlo. Se avessero messo in conto lo Switch, hanno messo davanti le mani, non l'hanno messo in conto, avevano messo davanti le mani prima ancora, cioè subito dopo aver mostrato il trailer, hanno sul sito è poppata la pagina del trailer, ho scritto: ragazzi, non vi fate confondere, è un gioco di ruolo a tutti gli effetti. Ce l'hanno ripetuto 40 volte prima di lanciare. Ma ragazzi, si vedeva. Ma scusami Ale, ricorda Vampires The Bloodline, della roba meravigliosa, ricorda appunto Deus Ex, ma lo moltiplica in una maniera che fa esplodere le sinapsi. Fa paura, quel gioco fa paura, così com'è. Siamo arrivati quasi alla fine, adesso facciamo un po' di domande del thread, però volevo dire due cose importanti. Intanto, registratevi al canale, anche se ci seguite in replica su YouTube, venite su Twitch, mettete il cuoricino, perché noi domani siamo qui sempre dalle 5 alle 6 del pomeriggio per l'ultimo Q&A in cui tiriamo le somme della fiera, vi raccontiamo quel poco che abbiamo visto oggi, perché in realtà gli appuntamenti sono rimasti pochi. Però la settimana prossima, già ne parlavamo io e Alessandro, faremo dei singoli Q&A dedicati ai prodotti principali di questa fiera, magari mostrandovi anche del gameplay. No, io non ci sono, ho capito ragazzi, però allora io poi dopo sul mio canale faccio un Q&A separato su Cyberpunk Squillo di lusso. Ma in realtà comunque volevamo farlo per le prossime 2 settimane, quindi hai tutto il tempo di lo faremo in continuazione a oltranza, fino a che non esce. Io parlo solo di quello, fino ragazzi. Alla Gamescom. Giambo Kenny, complimenti a tutta la redazione per il lavoro incredibile svolto in questo E3, e mi prendo... E nonostante sia colpa vostra ragazzi, iscrivetevi. Mi prendo un minuto per dire che il lavoro incredibile è stato fatto da qua, ma anche da casa, perché di nuovo i user hanno fatto grande Davide, grandi numeri, grande Davide eroe.
hanno pubblicato in questi giorni 550 notizie. Però qua ne abbiamo scritto molto, anche in questo caso alcuni ragazzi da casa ci hanno supportato. Abbiamo pubblicato ad oggi 72 articoli, penso superando di diverse lunghezze i risultati dell'anno scorso, quindi insomma siamo molto molto felici. Senza di considerare questo, il giorno di oggi, che oggi ne arriveranno tanti, poi esatto, magari anche più piccoli, la roba grossa è già uscita, esatto, sì, sì, però arriverà l'ultima. Mancano almeno un'altra ventina di pezzi sparsi fra tutti, quindi forse non arriviamo a 100. 15 li scrive solo Laurino, quindi sì, per genere, posso scrivere questo approfondimento qui, bam, bam, e Arace gli dice sì, vai. Allora, la domanda, volevo partire dal fatto che secondo me Microsoft si è comportata in maniera eccezionale sia dal punto di vista della conferenza ma soprattutto dal punto di vista delle prospettive future. Con una base installata come quella di Sony è riuscita comunque ad offrire servizi e giochi di ottimo livello, ma cosa più importante, ha acquistato alcuni studi di spessore. La mia domanda verte sul fatto che Microsoft si sia buttata sui giochi orientali. Ora io mi chiedo che senso ha contendere una fetta di mercato come quella orientale, che è tipicamente sempre stata in mano a Sony, perdere soldi e rischi che potrebbero essere spesi per esclusivi su altri studi. Inoltre sono convinto che chiunque sia abituato a comprare giochi Japan Style continuerà a farlo su Sony. Allora, sono abbastanza d'accordo, ma non penso che le esclusive orientali che sono state che i titoli orientali che sono stati portati in comunicazione sul palco Microsoft siano costati così tanto alla casa di Redmond. Peraltro fra gli studi orientali c'è anche Sekiro, che in realtà va benissimo anche in America e eccezionalmente bene in Europa, quindi è un titolo che funziona molto bene anche nel nostro mercato. Per il resto invece, come dicevi tu, gli investimenti fatti per l'acquisizione di nuovi team interni vanno nella direzione tua, quindi c'è Undead Labs, c'è Playground Games, Ninja Theory, anche The Intuition, che è il nuovo team, sembra insomma basato sul modello di 343 Industries e The Coalition, quindi degli studi. Uno di questi Fable me lo fa. Giuseppe, che cosa? Io volevo. Esatto. Dobbiamo andare. C'ho l'intervista con Kojima. No, ragazzi, vi chiedo scusa, mi sento interrotto. Vai, però purtroppo ho un appuntamento e devo assolutamente fuggire. Pure io, ragazzi. Peraltro, l'appuntamento è con 11-11, sì. Che ce lo chiedevate prima. Che qualcuno ci chiedeva, e quindi domani vado a fare una chiacchiera con l'autore, vediamo un po' il gioco e vi faccio sapere tutto. Ciao ragazzi, Jacopo, pure io vado da Focus. Jacopo ci teneva, che è il ragazzo che ha fatto la domanda sulla conferenza di The Last of Us, cioè sul momento di The Last of Us, dice: da grande amante di The Last of Us e seguace dell'uomo pazzo biondo, senza togliere niente agli altri redattori, volevo fare i miei complimenti a Francesco per il dolcissimo e raffinato articolo su Parts. Grazie Jacopo, complimenti, sentirselo dire, non è mai scontato. Gliel'abbiamo fatti tutti quanti, perché quel pezzo era veramente eccezionale. Leggetelo se vi capita, lo trovate tutti nel paginone delle tre. Quindi dicevo, insomma, per finire, per rispondere alla domanda di Jumbo Kenya, che appunto così si chiama, adoro Jumbo Kenya, che appunto non penso che abbia dilapidato troppo parte della ricchezza. Sì. E secondo me, anche in questo caso, ci ho pensato in questo momento, vogliamo che i due colossi dell'intrattenimento su console siano uno, diciamo, il compagno dell'altro. Cioè, nel senso, che facciano le stesse cose. Quindi il complemento dell'altro. No, proprio la stessa cosa, solo che su un fronte diverso. Cioè, che Microsoft abbia delle esclusive first party con la stesso stile, la stessa caratterizzazione di quelli di Sony. Sì, è sbagliato. Perché se tirano fuori comunque cose dal sapore più americano, diciamo anche eccessivo sopra le righe invece magari della poetica e anche dell'autorialità che c'ha Sony spesso nelle sue esclusive, va bene comunque, anzi diciamo che rende più vario il mercato e offre contenuti più adatti a un'utenza intesa come la più ampia possibile. È assolutamente importante che il publisher infonda nei progetti che su cui investe anche un po' parte della sua anima, della sua personalità. Ci abbiamo tutta la luce bianca della finestra. Ci chiedono se abbiamo provato Mutant Year Zero. Sì, l'ho provato Todd, ma è embargato fino alla prossima settimana. Allora, tra i personaggi storici incontrabili in Assassin's Creed Origins,
in Assassin's Creed Odyssey, ce lo daranno il mitico Achille? Non penso. Penso che quella è la guerra del Peloponneso, quindi insomma penso che troveremo filosofi, pensatori, tipo quello che disse a Belle figlio d'Apollo, c'è una parola di Belle di Pollo, lo troviamo e lui è lì sempre e quando c'è solo questa cosa esatto, mentre balla Duster. Qualcuno ha visto Dragon Ball Fighters per Switch? Io. Il porting è perfetto? Non è perfetto, ma è un ottimo porting. Allora, non è proprio perfetto perché? È perché a livello visivo, soprattutto nella modalità TV, si vede che ci sono un pochettino di artifici. Ma va veloce? Sì, no, va veloce, tranquillo, è un ottimo livello. Ma siamo in attesa di scoprire i dettagli tecnici proprio di risoluzione, frame rate per la versione Android, che poi è quella che sostanzialmente ci interessa soprattutto, però no, il porting è di ottimo, è ottimo livello. Ok, stanno andando, scusate la voce fuori campo. Impressioni su Daemon X Machina, sembrerebbe un Armored Core, uno Zone of the Enders, stando al Treehouse, forse a qualche sezione free roaming col personaggio umano customizzabile. Qualche novità? No, non avevamo l'appuntamento, ma visto che esiste in forma giocabile, io oggi andrò a caccia e cercherò di recuperarlo. Poi una considerazione personale, Nintendo è un po' esagerato nel rubare anche troppo spazio ad altri giochi meritevoli presenti al Direct per mostrare 20-25 minuti di roster di Smash Bros. Proprio 25, eh? Alcuni titoli addirittura le hanno mostrate nello spazio di 2-3 secondi, ma sono pienamente d'accordo che anche se, cioè mettendo in conto l'assenza di Bayonetta, Pokémon del 2019, Metroid, poteva comunque essere un Direct più interessante se avessero lasciato spazio agli altri. C'è da dire giochi. Anche una cosa, anche l'evento veloce, perché poi la regia... show floor è tutto dedicato a Super Smash, ma Super Smash è quello come si chiama adesso. Smash è un fenomeno globale ma prettamente americano. Sì. Quindi è tutto incentrato su quello, anche perché siamo appunto qui, qui sta puntando molto. Va bene, ragazzi, chiudiamo. Voi ricordatevi di iscrivervi. Non capisco qual è la camera, è quella là. Ricordatevi di iscrivervi al canale, torniamo in diretta domani dalle 5 alle 6 per l'ultimo Q&A delle 3, saremo super sfatti, già come se oggi fossimo invece freschi come una rosa. Domani ci portiamo anche il caffè e i cereali colorati. E Enzo. Domani facciamo fare Enzo. Eccolo! Non vedo l'ora di tornare a guidare la mia nave, la mia caravella Sea of Thieves! Questa chiosa così! Ciao!